Abbiamo pensato di fare una festa appunto per i bambini perché ci stanno molto a cuore e sono il futuro di noi, perché che ci vedono come un qualcosa di cui fidarsi e non di cui temere. E quindi abbiamo pensato di fare una festa per loro proprio appunto i giorni di Natale. Questo Natale per voi volontari come si presenta? Siete riusciti a organizzare una mensa per i più bisognosi? Sì, come al solito noi lo facciamo tutti gli anni, tutti i giorni e anche a Natale abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo organizzato anche i pacchi famiglia come al solito e anche un po' più ricchi quest'anno. Innanzitutto un elogio alla Protezione Civile che ha organizzato una bellissima giornata per i nostri bambini. E veramente si hanno fatto sentire l'atmosfera natalizia qui a Cervinara, una bellissima giornata di sole e vedo veramente che i bambini sono molto molto contenti di questa iniziativa. A proposito, volevo chiedere cosa pensava di questa bellissima apertura. Ah sì, l'apertura è stata trionfante con tutte queste bambine della scuola di danza che hanno appunto aperto la giornata con una rappresentazione di danza. L'euforia e l'entusiasmo è tantissimo e poi è anche il senso del Natale. In effetti il Natale è per i bambini e anche noi adulti attraverso di loro insomma, sentiamo di più questa atmosfera natalizia. Vabbè, siamo venuti a conoscenza che a Cervinara molte associazioni, anche cattoliche, hanno organizzato balli natalizi. Noi non siamo un'associazione cattolica, ma con il patrocinio del comune abbiamo organizzato questa bellissima apertura. Cosa crede, che il comune dovrebbe incentivare ancora di più questi bambini verso queste manifestazioni oppure no? Allora, colgo l'occasione per dire appunto che il calendario natalizio è ricco di tantissime iniziative, per la maggior parte sono anche iniziative, diciamo, che partono da associazioni e da privati. E noi abbiamo avuto l'obbligo appunto di elencarle nel nostro manifesto che abbiamo fatto per darne pubblicità e diffusione. Però anche come dicevi Nara, per i bambini è posta una particolare attenzione. Infatti il 25 e 26 alle ore 17 nella villa ci saranno animazioni appunto fatte per i bambini. E poi ha dato un contributo a diverse associazioni appunto per le recite natalizie che insomma sono diventate una tradizione a Cervinara e che il lavoro per la maggior parte lo fanno appunto le azioni cattoliche. È importante l'iniziativa di oggi della Protezione Civile, che veramente è una delle giornate più importanti probabilmente del nostro calendario. E poi ci saranno ancora altre iniziative, arrivando fino al 17 gennaio, che ci sono appunto i fuochi di Sant'Antonio come quella tradizione. Io vorrei che il comune di Cervinara spendesse delle parole ancora più grandi per questi uomini straordinari che ogni giorno si battono, possiamo dire, per far valere i diritti del cittadino, ma soprattutto per dare anche una mensa, perché sappiamo che ogni giorno danno da mangiare alle persone più bisognose. Quindi la protezione civile non scende solo sul campo con i bambini, ma scende sul campo per ogni singolo cittadino. Quindi vorrei che una persona rappresentante del consiglio comunale spenda proprio delle parole a favore di questi fantastici uomini per chiudere questa bellissima intervista. È vero, allora, a dire il vero non è mai mancata una parola di elogio, buona per l'istituzione della protezione civile. E sono persone straordinarie, veramente impegnano la maggior parte del loro tempo per gli altri e lo fanno veramente a titolo gratuito. E più di una volta hanno collaborato e sono di supporto a tutto quello che fa l'amministrazione, ma poi, a dire il vero, soprattutto nei casi di necessità e di urgenza, sono i primi che a qualunque ora insomma, sono reperibili e offrono i loro servizi. Questo è veramente oggi, dire, il volontariato è una risorsa straordinaria per la nostra comunità e meriterebbero molto di più. Purtroppo abbiamo tantissimi problemi con tagli di risorse che vengono dallo Stato centrale. E veramente poi li vedi che sacrificano non solo il tempo, ma anche a volte le risorse economiche personali per portare avanti le iniziative. Esatto. Quindi, voglio dire, ce l'abbiamo nel cuore e Cervinara gli deve essere molto molto grata, Facciamo un veramente. augurio a questi uomini fantastici e concludiamo Non questa solo conversazione. l'augurio a questi uomini fantastici della Protezione Civile, ma a tutta la comunità di Cervinara. Va benissimo. Il Natale dovrebbe essere appunto la giornata della riflessione, del momento in cui il cuore è più disponibile.
all'apertura agli altri. E nonostante questo 2014 è stato un anno difficilissimo e non abbiamo la certezza che quelli che verranno futuri saranno migliori, l'unica cosa che ci rimane è la solidarietà e l'amore fraterno che possiamo avere almeno come concittadini. Quindi auguri a nome dell'amministrazione, del sindaco, a tutta Cervinara. E noi ricambiamo gli auguri, grazie. Grazie a lei.